Buongiorno e bentornati alla nostra rubrica Io non so di tappo. Il nostro viaggio di oggi ci porta in Puglia, dalla cantina Varvaglione, e ad approfondire il suo primitivo del Salento, per il quale è stato scelto un tappo sostenibile innovativo. La penisola salentina, dai greci anticamente chiamata Messapia, ossia terra fra due mari, è la parte meridionale della Puglia, il cosiddetto tacco dello stivale italiano, bagnato dal mare Ionio e caratterizzato da lunghe e bellissime spiagge sabbiose. Essendo protesa nel mare, è caratterizzata da un clima più umido rispetto al resto della Puglia, che è protetta dall'Appennino. Le estati salentine sono quindi molto calde, ma anche ben ventilate, mentre gli inverni sono generalmente miti, anche se interrotti da giornate molto fredde o persino gelide per le irruzioni del vento provenienti dai vicini Balcani. Il vino, insieme all'olio, è un pilastro della cultura salentina, come testimoniano le centinaia di riproduzioni su coppe, anfore e affreschi conservati presso il Museo Archeologico Nazionale di Taranto. Una storia che affonda le sue radici addirittura nel 2000 a.C., quando i commercianti fenici introdussero la coltivazione della vite in queste terre. La zona del Salento ha dimostrato una straordinaria predisposizione a produrre vini, soprattutto rosati e rossi, tra cui spiccano il Negramaro e il Primitivo. E oggi parleremo proprio di quest'ultimo, il Primitivo, che risalendo a documentazioni storiche si sa con certezza abbia origini molto antiche e fu coltivato in maniera intensiva su una vasta area dei territori pugliesi già dal XVII secolo dai monaci benedettini. Il suo nome deriverebbe dalla sua precocità e in effetti matura prima rispetto ad altre tipologie della zona, e la vendemmia generalmente avviene nella prima decade di settembre, se non addirittura prima. In Puglia, e in particolare nell'Alto Salento, il Primitivo, che è un'uva delicata e non facile da coltivare, ha trovato un habitat pressoché perfetto per produrre uve sane e di qualità eccellente. Le vigne sono generalmente coltivate ad alberello, un'antichissima forma di allevamento che risalirebbe ai greci. Molti vigneti si distinguono per la longevità talvolta superiore agli 80 anni ed è frequente trovare piante a piede franco, ovvero non sono innestate su viti americane, perché quando il terreno è in gran parte sabbioso, la temutissima fillossera riesce difficilmente ad attaccare le radici. La denominazione Primitivo Salento IGT include le province di Brindisi, Lecce e Taranto e rappresenta una delle più importanti aree vitivinicole della regione Puglia. E ora andiamo a conoscere quello della cantina Varvaglione. La cantina Varvaglione sorge a Leporano, poco lontano dalla costa ionica e dalla città di Taranto, conosciuta anche come la città dei due mari, essendo bagnata da un lato dal Mar Grande, lo Ionio, e dall'altro dal Mar Piccolo, un vasto bacino interno. E la famiglia Varvaglione si dedica alla produzione di vini di qualità nel Salento dal 1921, lavorando principalmente vitigni autoctoni che riflettono straordinariamente le caratteristiche di questo magnifico territorio. La produzione può contare su oltre 120 ettari di terreni di proprietà, oltre al supporto di coltivatori locali partner da oltre 30 anni. Le terre su cui poggiano le viti, tra i 100 e i 150 metri, in prossimità del mare, sono di varia natura, ma principalmente calcareo argillosa, con presenza di fossili e un'alta presenza di ferro, che dona al terreno una caratteristica colorazione rossastra, e, aiutando anche il drenaggio, sono tra le più indicate per la produzione di vino. L'azienda cura la qualità dei suoi vini con una selezione scrupolosa delle uve, un controllo meticoloso del processo di vinificazione e la costante ricerca per la perfezione di tecniche di cantina e grande attenzione anche alle esigenze del mercato. Ruolo fondamentale in questa continua evoluzione verso l'eccellenza è l'enologo e proprietario Cosimo Varvaglione, supportato dalla moglie Maria Teresa e dai tre figli Marzia, Francesca e Angelo. E ora andiamo all'assaggio del loro Primitivo. I dettagli di ogni vino Varvaglione vengono curati al massimo, a partire dalle etichette, a cui è sempre legato un significato particolare. In questo caso nasce la linea 12,5 IGP, che punta a rinnovare l'immagine e il gusto dei vini pugliesi, pur mantenendoli legati alla tradizione.
e questo 12,5 sta a indicare la gradazione alcolica raggiunta dal vino, che è piuttosto bassa considerando i valori raggiunti solitamente dal primitivo del Salento. Il segreto è tutto in un iter produttivo molto particolare. Le vigne vengono potate di meno, in modo che le foglie possano riparare i grappoli dal calore del sole, e in questo modo viene ridotta la concentrazione degli zuccheri negli acini, che è la principale responsabile dell'aumento della gradazione alcolica del vino. L'uva viene raccolta prima del sorgere del sole e portata in cantina, dove subisce una macerazione a temperatura controllata. Dopo la fermentazione malolattica, il vino affina in barrique per circa 6 mesi prima dell'imbottigliamento. Il primitivo 12,5 Varvaglione è un vino le cui vigne crescono in prossimità del mare e risentono proprio delle brezze marine, che aiutano a conferire struttura da un lato e delicatezza e una vena sapida dall'altro. Ciò nonostante, rimane un vino leggero, fresco e beverino, caratterizzato da un colore rosso intenso, porpora, e da profumi di frutta matura come la prugna, la viscola, il ribes, sentori anche di cacao, di spezie dolci. Ed è un vino, possiamo dire, a tutto pasto, che va bene con i formaggi stagionati, con il risotto ai funghi o alla zucca e in generale con i primi piatti di sughi importanti. Io lo consiglio anche con i caratteristici pezzetti degli spezzatini di carne di cavallo e il sugo piccante. E ora andiamo a scoprire la scelta del loro tappo. Dalla vigna alla bottiglia 12,5 è un progetto moderno ed ecosostenibile, e questa sostenibilità continua anche nella scelta di supporti riciclabili della Ralph Cycle e l'utilizzo di carte certificate FSC, ossia provenienti da foreste gestite secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. E anche per il tappo la scelta è stata green, targato ovviamente Nomacork, ossia la Green Line si basa infatti su polimeri vegetali estratti dalla canna da zucchero, una fonte di materie prime 100% riciclabile. L'impronta di carbonio derivati dalla canna da zucchero è molto bassa, contribuendo così a combattere i cambiamenti climatici.